prestazioni, i servizi sospesi durante il lockdown sono numerosissimi. La Gazzetta Mezzogiorno parla addirittura di 240.000, 250.000. Ecco. Sì, solo a San Carlo sono 435.364 le prestazioni da effettuare, triplicate rispetto alla data di inizio del lockdown. Un dato incontrovertibile dei limiti gestionali della direzione generale, dobbiamo dire, perché il San Carlo proprio, cioè, non si è avviato, non si è, cioè, perché il direttore generale sicuramente dice che sono state fatte prestazioni pari a 30.000 visite, eccetera, però i cittadini lamentano, cioè, ci sono cittadini che stanno andando fuori. Quindi la nostra iniziativa come sindacato è anche, anche a tutela della salute dei cittadini, è così. E certamente, noi scenderemo, manifesteremo, non solo per non dimenticare tutti i professionisti sanitari che appunto con grande professionalità e sacrificio hanno affrontato questa emergenza pandemica in questi mesi, ma anche manifestiamo anche il disagio, la rabbia, non solo del, appunto, di tutti gli operatori per la mancata considerazione di premialità e la paura per un futuro ormai veramente incerto rispetto anche al rinnovo contrattuale, e la rabbia di cittadini che hanno bisogno di essere tutelati e di essere curati.